Riprendendo oggi le fila di un percorso di sperimentazione che ci ha permesso di mettere a punto una nuova metodologia artistico-didattica, ci siamo addentrati nel bosco, lasciando lungo la strada briciole di pane. Direi per l'altrui sopravvivenza, certi che il perdersi serviva per ritrovare o meglio reinventare il cammino, certi della scoperta, certi della novità. Certi che avremmo trovato un giardino segreto e i suoi frutti. La mela della conoscenza turgida e rossa poteva essere nuovamente afferrata, con la delicatezza e la forza di quella mano che, vinta la lotta per la sopravvivenza e il timore della punizione divina, impugna lo stilo, il colore, la penna per tradurre in linea sonora un pensiero, quell'inutile e necessario che ci rende umani nel ricercare le peculiarità di un'origine e uno sviluppo della specie che da sempre sfida, a volte l'impossibile, per un'idea di conoscenza. E così è stato. Il pensiero critico, spogliato di un'aura astratta che lo rende impalpabile, incomprensibile, altro non è che la capacità di combinare realtà e fantasia. E qui corre l'obbligo di ringraziare chi non si è sottratto al confronto, all'incontro, a volte allo scontro, i pensatori artefici di ricerche importanti che ci hanno permesso negli anni di raccogliere il filone aureo dei cercatori d'oro, pionieri di sfide ritenute impossibili. Noi abbiamo raccolto il messaggio di un pensiero rappresentativo che può aiutarci ad aprire lo sguardo e la visione sulla storia del presente, ma per fare ciò è necessario sviluppare una conoscenza diversa da quella logico-razionale. Avremo allora negli occhi l'immagine viva del cervo reale che appare e scompare tra gli alberi del bosco e non sentiremo la necessità di farne un trofeo da appendere nel salone delle feste, perché ci interesserà il movimento della vita. Stiamo usando immagini per parlare di pensiero, per raccontare una metodologia, per tentare di fare ricerca. Il pensiero critico si lega alla rappresentazione, ci permette di pensare ai 365 giorni che formano un anno, restituendoci l'odore, la meraviglia, le memorie delle quattro stagioni, del passaggio dalla notte al giorno e dal giorno alla notte. Si lega al racconto delle fasi della vita, nascita, svezzamento, pubertà, visione dialettica col diverso da sé, rapporto con lo sconosciuto. Il tempo si può così dilatare o accorciare seguendo le sensazioni del corpo che, fuso alla mente e alla mano che rappresenta, diventa espressione, vita. Come se leggendo un saggio dovessimo cogliere con lo sguardo il movimento delle parole che lo compongono, formichine veloci che in fila indiana portano agilmente il prezioso pezzettino di pane per non morire durante l'inverno, costringendoci a pensare, come se osservando dei quadri le immagini uscite dalla cornice che è il recinto ci invitassero a immaginare, lasciandoci andare all'immagine dell'immagine nell'immagine, ritrovando soltanto dopo aver sognato ad occhi aperti le parole che, avendo amato il silenzio, possono diventare suono e forse musica e racconto. Occorre scoprire che il pensiero rappresentativo non è intrattenimento. Eppure, noi siamo immersi nella comunicazione e nell'intrattenimento che troppo spesso alterano le nostre reazioni sugli eventi che accadono, modificando nel senso e nel tempo i significati più profondi. Le parole e le immagini vengono svuotate e la nostra sensibilità si affievolisce, la nostra fantasia viene colpita nei nuclei vitali. Noi lavoriamo con gli studenti e gli insegnanti, stimolando forme di pensiero non coscienti in stato di veglia, e
stimoliamo dinamiche ricreative che sviluppano una esigenza qualitativa di formazione del pensiero. Questo, nel tempo, può diventare visione critica e pensiero che fa ricerca. Il bambino è già un piccolo ricercatore e quel primo anno di vita che ogni essere umano porta in sé, avvolto in un tempo di cui non si ha ricordo, riaffiorerà come memoria, come novità, quando si rappresenta, quando si lascia l'utile, la sopravvivenza, il conosciuto per lo sconosciuto, la casa per il viaggio. La mente, nel dire ciò che è stato, ricrea antiche immagini e forse identità, quella di un ospite e di un'arlecchina, un uomo e una donna senza potere, che sfidano su una scacchiera immaginaria il re e la regina. Riprendendo la metafora cara de Saussure sul sistema lingua, possiamo pensare che il movimento espressivo della parola che fa la rappresentazione ritrova nel movimento del corpo che si emoziona e reagisce, più che l'accordo, l'intesa, quel mutuo assenso tra amanti e a volte la poesia. Gli artisti ci dicono spesso che una intelligenza artificiale non potrà mai sostituirsi agli uomini. Perché? È perché l'intelligenza artificiale non prevede il conflitto umano che sfida lo sconosciuto, entrando in crisi. La crisi creativa è una reazione in cui si attinge a ciò che vi è prima del verbale e della parola, il mondo delle immagini indefinite. Sparire, apparire, questo è il problema. I computer non sognano, non si innamorano, non fanno cose inutili, non entrano in crisi di fronte ad un'immagine femminile. I computer non rischiano la vita per un'idea di libertà e di bellezza. I computer non si ammalano e non guariscono nel corpo e nella mente. I nuovi sviluppi dell'intelligenza artificiale sono essenziali se non viene delegato ad essi ciò che non possono fare, una ricerca di espressione che dovrebbe essere identità unica e ripetibile per ognuno di noi. L'intelligenza artificiale non può sostituire il rapporto umano di formazione tra docente e studente. L'intelligenza artificiale e le tecnologie ci aiutano a non isolarci se troviamo in noi il coraggio di riconquistare la capacità di immaginare, di rifiutare il negativo e la stupidità, e forse da questo rifiuto interno può nascere a volte anche la bellezza. Rappresentando si pensa, si fa ricerca, si indaga tra luce ed ombre il processo creativo. Le immagini parlano allora e raccontano un mondo che si perde nella notte dei tempi e nell'aridità del risveglio che smarrisce le immagini del sogno. Riportare al giorno quelle linee, colori, sensazioni e pensieri. I video che vedrete, realizzati da ragazze e ragazzi, raccolgono la sfida dell'incomprensibile, il coraggio e la fiducia dell'adolescente che s'apre al mondo e al diverso da sé, o la sua delusione. Sembrano sussurrare o gridare: io non voglio temere, non voglio aver paura. Denunciano la sparizione e l'assenza, corridoi, aule, spazi vuoti di una scuola che appare nuda e disabitata, come avvolta da un incantesimo che viene spezzato soltanto vincendo il maleficio della strega. Altri raccontano di una speranza ritrovata o mai sopita, di un risveglio alla vita, se apriamo gli occhi al giorno. Tutto allora vive, come nella favola imbandita dalla bestia, nella favola che ci racconta di una trasformazione e di un amore creduto impossibile. E i muri così parlano e le parole esanimano per commuovere, sedurre, muovere gli affetti e la capacità di pensare. I muri ascoltano e diventano ponti da attraversare, sbocciano fiori nel cemento, come in questi video che vedete.
Vengono tesi fili sospesi e reti sicure per vincere la paura del vuoto. E nel risveglio dello sguardo e del corpo le finestre s'aprono alla luce e le parole incidono la pelle, indelebili e autentiche, tanto apparentemente inutili quanto necessarie, come è del pensiero per immagini, della rappresentazione e della fantasia, quella servetta cara a Pirandello che ci rende uno, nessuno e centomila, perché il pensare è solitudine e rapporto, è incontro e separazione, è trasformazione e invenzione nel disegnare il proprio e l'altrui volto, nella cura e ricerca di quel giardino segreto che ognuno ha in sé e dove crescono le viole del pensiero. Il pensiero critico, spogliato di un'aura astratta che lo rende impalpabile, incomprensibile, altro non è che la capacità di combinare realtà e fantasia, distinguendo il vero dal falso, dando forma al contenuto che si arricchisce di nuove scoperte, se abbiamo il coraggio durante l'immersione di sfidare il buio di un fondale marino, portando nello sguardo il luccichio del raggio di sole che increspa la superficie dell'onda in un incessante movimento di culla. Il corallo, nelle sue sfumature di colore che vanno dal bianco al rosa al rosso sangue, potrà essere immaginato senza ostentarlo come ornamento prezioso allo sguardo. Essere o non essere, far sparire, far riapparire. Questo è il problema.